nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, Anquessum, Domine, mente, pur nostri si infunde. Ut piangere annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam donaeis Domine. Et lusus et peco anuncia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Benedictorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit in caelum et in terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, dopodomani, 2 febbraio, celebreremo la festa della presentazione di Gesù al Tempio, quando Simeone e Anna, entrambi anziani, illuminati dallo Spirito Santo, riconobbero in Gesù il Messia. Lo Spirito Santo ancora oggi suscita negli anziani pensieri e parole di saggezza. La loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni, per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. E per questo ho deciso di istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. È importante che i nonni incontrano i nipoti, e i nipoti si incontrino con i nonni, perché, come dice il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno l'illusione. E i giovani, prendendo forza dei nonni, andranno avanti, profetizzeranno. E proprio il 2 febbraio la festa dell'incontro dei nonni con i nipoti. Si celebra oggi la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, iniziata più di 60 anni fa da Raoul Folleau, e portata avanti specialmente dalle associazioni che si ispirano alla sua opera umanitaria. Esprimo la mia vicinanza a quanti soffrono per questa malattia. Coraggio ai missionari, gli operari sanitari e i volontari impegnati al loro servizio. La pandemia ha confermato quanto sia necessario tutelare il diritto alla salute per le persone più fragili. Auspico che i responsabili delle nazioni uniscano gli sforzi per curare i malati del morbo di Hansen e per la loro inclusione sociale. E saluto con affetto i ragazzi e le ragazze dell'Azione Cattolica di questa diocesi di Roma. E sono qui alcuni. Riuniti in sicurezza presso le parrocchie o collegi online in occasione della carovana della pace
nonostante l'emergenza sanitaria, anche quest'anno aiutati dai genitori ed educatori e dai sacerdoti assistenti, hanno promosso questa bellissima iniziativa. Vanno avanti con l'iniziativa, e bravi, siete bravi voi, avanti, coraggio. Bravi tutti, grazie. E ora ascoltiamo insieme il messaggio che alcuni di loro, in nome di tutti, qui accanto ci leggeranno. Caro Papa Francesco, eccoci anche quest'anno a gridare il nostro desiderio di pace. Non possiamo essere tutti quanti con i nostri amici riuniti in Piazza San Pietro, ma noi, ragazzi dell'ACR, non ci fermiamo davanti agli ostacoli. E così ci siamo impegnati a vivere questa carovana della pace in maniera nuova, con cartelloni, striscioni e slogan, realizzati con i nostri amici e disseminati nel luogo in cui viviamo, per tutta la città. Stiamo trascorrendo un lungo e brutto periodo a causa di questo virus, perché non possiamo più uscire come prima e fare le cose che facevamo di solito. Ad esempio, non possiamo abbracciarci e a messa ancora non possiamo scambiarci il segno della pace. Alla TV sentiamo parlare di contagi e di persone che soffrono, e i nostri amici e familiari che lavorano negli ospedali ci raccontano del grande impegno necessario per prendersi cura dei malati. In questi mesi però, caro Papa, abbiamo pregato in casa con i nostri genitori, sentendoci più prossimi alle altre famiglie e ai sofferenti, così siamo stati più vicini a Gesù. Ci siamo presi cura gli uni degli altri, perché come hai detto tu, siamo tutti sulla stessa barca e nessuno si salva da solo. Ti vogliamo raccontare che quest'anno le attività dell'ACR si svolgono in una grande redazione giornalistica, dove ognuno di noi con i suoi talenti ricopre un ruolo. Chi l'inviato speciale, chi il fotoreporter, chi il redattore. Così, tra interviste e approfondimenti, seguiamo la buona notizia, Gesù. Lui ci mostra che non siamo mai soli, che Dio Padre ci ama e che, specialmente in questo momento, dobbiamo sostenerci ed aiutarci a vicenda come veri fratelli. Come ci ha indicato nel messaggio di pace di quest'anno, possiamo diventare artigiani di pace prendendoci cura l'uno dell'altro, custodendo il creato e ogni fratello. Ci siamo chiesti cosa vuol dire prendersi cura e perciò l'Azione Cattolica di Roma ha deciso che in quest'anno difficile doveva fare di più. Infatti, con le offerte che abbiamo raccolto, sosterremo due iniziative. I progetti internazionali di aiuto per l'emergenza sanitaria dell'Associazione Terre des Hommes e il Fondo Gesù Divino Lavoratore, che è istituito lo scorso anno. In questo modo vogliamo abbracciare e aiutare tutte le famiglie della nostra città e tutti i ragazzi come noi che vivono difficoltà economiche perché i genitori hanno perso il lavoro. Lo slogan della giornata di oggi è quindi «La pace fa notizia». Perché dobbiamo imparare a guardare la realtà che ci circonda con l'occhio di chi si fa attento ai bisogni delle nostre città, senza però dimenticare di rivolgere lo sguardo anche al mondo intero, in un periodo così particolare. Perciò ti ringraziamo, Papa Francesco, perché la tua guida in questo mare in tempesta ci ha uniti attorno a Gesù, ci ha resi forti nella preghiera e ancora di più portatori di speranza, insegnandoci che con la cura reciproca possiamo essere davvero tutti fratelli. È deciso questo piccolo, eh? Bravo! Tutti noi ragazzi dell'ACR di Roma, con le nostre famiglie, preghiamo per te, con la speranza di poterti riabbracciare presto ed essere lì con te il prossimo anno, tutti insieme. Caro Papa, ricordati che l'ACR ti vuole bene. Non farci mai mancare il tuo affetto e aiutaci a seguire sempre la buona notizia di Gesù per poter portare a tutti semi di speranza e di pace, i ragazzi della CR di Roma. E dal solito questi ragazzi portavano
i palloncini per buttare in aria dalla finestra, ma oggi siamo chiusi qui dentro, non si potrà fare, ma il prossimo anno lo farete sicuro. Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi collegati attraverso i vari mezzi di comunicazione. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Se vuoi fai te lo mando. Mando.